Si corre da tanto e tanto si correrà ancora. È un mondiale lunghissimo che vale in totale 60 partenze divise tra le 20 del sabato e le 40 della domenica. I due campioni del mondo di questa stagione saranno tante cose insieme. Non bastano talento, tecnica, velocità. Per vincere occorre condizione fisica e mentale fuori dall'ordinario, ci vuole resistenza e resilienza. Continuo a pensare si possa correre e si debba correre meno. Il campione sarebbe comunque il campione del mondo. Vedo ragazzi abbastanza stanchi. Lo dimostrano le cadute, gli errori, lo conferma il fatto che è poco palpabile la crescita dei più giovani. Il tema di quanto si corre andrebbe affrontato da piloti, da chi sta loro vicino, da industrie, istituzioni e promoter. Lockett Gran Premio numero 13, finalmente con il pubblico con i cancelli di partenza pieni. Le vittorie di Geiser e De Wolf, prevedibili ma non scontate, hanno un'importanza assoluta. Siamo entrati nell'ultimo terzo di stagione, da qui in poi ogni punto perso o guadagnato ha un peso specifico diverso. Geiser e De Wolf ottengono il successo dopo che nelle rispettive prime manche sembravano destinati a limitare i danni. Le dinamiche delle due gare di chiusura di Lockett hanno cambiato la prospettiva. Herrings e Lucas Kunin, padroni del Gran Premio fino al via di gara 2, hanno sbagliato e cadere quando il ritmo di testa è questo significa mandare alle ortiche il risultato. Ecco il perché dei loro musilunghi lù sul podio. Herrings si consola con la 200esima manche vinta in carriera, ennesimo record impressionante. Lucas Kunin non vince una gara che sembrava già sua, ma recupera qualche punto nella generale, perché il sabato non vale per l'assoluta di giornata ma porta pieno in cascina. Sembra un'anomalia, ma tant'è. Quella di De Wolf è una vittoria che ha un sapore diverso rispetto alle quattro precedenti. Aveva iniziato il weekend con una pericolosa cappottata in qualifica ed ha finito vincendo una manche spettacolare corsa in rimonta. Vince in un momento chiave della stagione, tra qualche giorno ci sarà l'amata Lommel. Sul podio tra i due piloti Husqvarna c'è ancora lui, Simon Lagenfelder. Anche a Lockett aveva la possibilità di chiuderla e non è riuscito. Rispetto ad un anno fa sembra leggersi una certa involuzione del pilota Gas-Gas, un pilota di grande talento che forse difetta in personalità. Dietro ad una regolarità ormai abbastanza normale manca il colpo del fuoriclasse. Mi sono sentito quello di qualche stagione fa, sono le parole di Jeffrey Herrings, il benchmark della MXGP. C'è stato un blocco dopo un lungo ragionamento, una decisione tranciante e rischiosa, partire con il freno a mano tirato per stare lontano dai guai. Ha fatto un inizio di stagione correndo contro natura, un atteggiamento da pilota tenero che non gli abbiamo mai riconosciuto, ovvio, generoso, umile. Le sue spalle piuttosto larghe hanno sostenuto il peso di affermazioni irrispettose. Si è parlato di triste fine di pensione. Si cercava una ragione logica e tecnica su una cosa che tecnica non era. Ci sono stati mesi di scremature, ricerca di un equilibrio che nel momento in cui è stato raggiunto ha cominciato a determinare. Herrings che vince è la conferma della qualità ritrovata. Herrings che rimonta in quel modo è la prova provata che il mondiale MXGP si riconsegna un campione in tutta la sua straordinaria grandezza. Della seconda manche di Lockett ho rivisto il miglior Herrings. Ripenso alle parole di Massimo Castelli, incontrato qualche giorno fa in pista Malpensa. Il responsabile tecnico delle onde ufficiali mi parlava del prepotente ritorno di Herrings. Sai, mi dice, si fa un gran parlare di Prado, ma a me preoccupa l'altro. L'altro è Jeffrey Herrings. Geiser però c'è e vince dove non era mai riuscito a farlo. Lockett, una delle sue piste preferite, ma solo in questa edizione del Gran Premio della Repubblica Ceca è arrivato il successo, che è importante, come si diceva, in prospettiva. Prado normalizzato, meno forte lui o più bravi gli altri. È buona la seconda, l'ho già detto. Geiser e soprattutto Herrings non sono quelli di inizio campionato e per lo spagnolo è tutto più difficile. Geiser, Prado ed Herrings. Un equilibrio apparente che viene meno in relazione alle circostanze. Il sabato con le gare corte e le piste poco scavate vedi cose che non sempre trovano conferma la domenica. Restano 7 gare da vivere in apnea. Si comincia con Lommel e si finirà in Spagna sapendo che il penultimo round è programmato in Cina. A Lockett rientrano Favre e Forato. Non rientrano in lungo dei genti Benistan e Gerd. Il
il francese e Alberto stanno bene, ma seppur utilizzando parole diverse, il concetto espresso è il medesimo. Allenarsi è cosa, ritrovarsi in gara è tutta un'altra faccenda. Eccomi Andrea Adamo. Un anno fa Lockett era stata generosa con lui, quest'anno invece picchia duro all'ultimo giro di warm-up la domenica mattina e si procura ferite e abrasioni. Corre comunque e fa quel che può. Al primo via è secondo alle spalle di Sasha Kuenen. I soccorsi per un pilota a terra impongono un secondo start e questa volta Adamo è lontano dai primi. Ci prova, ci mette la solita cazzimma, la velocità non è quella dei primi ma pian piano è lì che la raddrizza. Poi tira un'altra botta, si riaprono le ferite tanto da non riuscire a correre gara 2, di solo i punti presi sono quelli di sutura. Andrea non corre la manche più bella della stagione, spettacolare tirata, ricca di colpi di scena da inizio a fine, con la classifica di manche e di conseguenza del GP che cambia ogni due giri. Chiudo con guadagnini, bene per due terzi a Lockett e con Zanchi entrato finalmente nella top 10 della MX2. MVP di giornata, Edoardo Riganti. L'Italia sul podio di Lockett, si corre l'Europeo 85 e un po' di azzurro c'è grazie al terzo posto assoluto del giovane pilota del Manetta Team. Ci vediamo alla prossima.